Un'autentica rivoluzione, centrocampo innervato e rinnovato, ultimo giorno di mercato scoppiettante. Oltre a Rigoni che ha già debuttato, anche Tabanelli dal Frosinone, 31 anni proprio oggi, auguri. E De Sena, 34 anni a maggio dal Brescia, ben 9 le operazioni in entrata. Sorensen, Odgaard, Macin, Rigoni, Tabanelli, De Sena, Basit, l'attaccante Giannetti dalla Salernitana e il difensore Massimo Volta, fermo da fine ottobre per la lesione del tendine d'Achille. In uscita Asensio, passato in prestito via Genoa alla SPAL, Jaroszynski tornato alla Salernitana, Diambo in prestito con diritto di riscatto al Benevento che ha preso a titolo definitivo il giovanissimo Rossi classe 2004, Ventola e Di Grazia all'Arezzo, il primo a titolo definitivo, il secondo in prestito, con la stessa formula Bocic alla Prosesto, Elisalde e Borrelli alla Juve Stabia, Crecco al Cosenza, Bonino al Monopoli. Così il presidente Daniele Sebastiani. Se abbiamo fatto 16 punti in un intero girone di andata, vuol dire che qualche problema ce l'abbiamo, perché non è che si può dare sempre la colpa all'allenatore, al direttore, alla società, ai campi, vuol dire che qualche problemino ce l'abbiamo anche nell'organico. Quindi abbiamo cercato in questo mercato di gennaio di sanare quelle lacune che secondo noi avevamo e potevamo migliorare. È chiaro che questo è un po' sulla carta, poi dopo bisogna vedere sul campo. Presidente, ci risulta che abbiate provato a prendere anche Pandolfi. Non abbiamo provato a prendere Pandolfi, devo dire che fino all'ultimo avevamo cercato insieme con il direttore, il presidente del Benevento, di convincere Moncini a venire a Pescara, solo che Moncini attualmente non sta molto bene perché ha un problema alla caviglia e il ragazzo non se l'è sentita e dove si vuole curare, quindi vuole rientrare con calma quando c'è un tempo. Tra i difensori c'è anche Volta, sì o no? Sì, sì, ma c'è Volta, però Volta non lo considerate adesso, perché Volta è un giocatore che abbiamo preso guardando il prossimo anno, quindi se Volta poi farà in tempo a rientrare quest'anno, bene, perché sennò poi devo stare a sentire la gente che dice che prendiamo i giocatori rotti. Volta è un giocatore in più, sta lì, poi vedremo. Christoffersen sarà tesserato? Vedremo. Vedremo, no, però, da che cosa dipende, no? Giusto per capire. Dipende che deve fare le visite, deve convincere poi lo staff tecnico se è un giocatore che può servire, e soprattutto essendo svincolato, se è un giocatore che magari anche per il futuro, considerando che non abbiamo attaccanti di proprietà, magari può essere un giocatore su cui possiamo contare anche nei prossimi anni. Che cosa è successo con Asensio? Nulla, io venerdì prima della partenza per Verona, sabato anzi non venerdì, sono andato a vedere l'allenamento, il giocatore mi ha manifestato la sua volontà di andare via, il mister l'aveva già convocato, ho pregato il mister di toglierlo dalla lista dei convocati, soprattutto in una situazione come questa, non possiamo avere gente che non rema dalla stessa parte, si può chiamare anche Messi, ma se non ci stai con la testa, meglio che vai altrove. Mi ha impressionato la risposta di Giannetti, è una squadra che è seconda in classifica, e vai a giocare in una squadra che è ultima in classifica. Certo. E Giannetti, nel momento in cui l'abbiamo contattato, ha detto fate subito le carte, io vengo immediatamente, non aspetto manco domani, vengo stasera. Perché aveva voglia di mettersi in gioco, perché noi in questo momento ancora di più abbiamo bisogno di questa gente qua. Sono 30 elementi. Questi sono. Come fa adesso l'allenatore a gestire? Non è facile. In 100 giorni ci sono 18 partite e ci sono tante partite dove giochi due volte alla settimana. E siccome purtroppo c'è anche il Covid che non siamo esenti, purtroppo, e quindi ci sarà spazio per tutti quanti, l'allenatore li dovrà gestire, li dovrà far allenare e poi all'occorrenza li utilizzerà. Preferisco che qualcuno giri intorno al campo e però la squadra si possa salvare. La mia era solo una constatazione, che no, perché più volte avevate detto che bisognava sfoltire la rosa. Questa è una ma io ricordo, se dipendesse da me in una situazione normale, fuori pandemia, io credo che una rosa giusta, compresa i portieri,
sia da 23-24 giocatori. Il nostro obiettivo è quello di salvarci, non è quello di stare a pensare se uno è contento o meno contento. Ma se non lo capiscono, io oggi con il mister sono stato molto chiaro, se non lo chi non lo capisce o non lo vuole capire... Cioè farà delle scelte radicali Breda a questo punto? Ma lui non ha bisogno di fare delle scelte radicali, perché fino ad oggi devo dire che i giocatori l'hanno seguito. Del singolo oggi, con tutto il rispetto che ho per tutti, a me non me ne frega nulla. Cioè noi dobbiamo giocare per salvarci, tutti quanti insieme lo possiamo fare. È evidente che, come ho detto al mister, se ci dovesse essere la pecora nera che vuole sfasciare tutto, quella pecora nera va messa da parte, perché sennò poi... ti rovina tutto quello che fai durante la settimana, durante il giorno. C'è un rimpianto al termine di questo mercato? Magari c'era un giocatore che voleva prendere e non c'è riuscito? La solita domanda che si fa. Sì, un rimpianto ce l'ho, perché avevo fatto Pirola e poi all'ultimo l'avevo fatto in un discorso di un anno e mezzo di prestito, poi all'ultimo purtroppo si è fatto male un giocatore del Monza e il Monza non l'ha fatto più uscire, ma io avevo già fatto tutto con l'Inter.